La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e la Ministra della Difesa. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32542 del deputato Latronico concernente elementi di iniziativa in relazione alle risorse da destinare a Matera Capitale della Cultura 2019. Il deputato Latronico ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da un minuto. Prego, collega. Grazie signor Presidente, signor Ministro, grazie della presenza. Naturalmente la mia interrogazione vuole sollecitare l'attenzione del Governo perché ormai mancano 800 giorni al 2019, la data in cui Matera Capitale dovrà svolgere questo ruolo importante per il Mezzogiorno e per tutta l'Italia, oltre che per l'Europa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva rassicurato che Matera, dopo l'Expo 2015, sarebbe stata l'occasione su cui concentrare strumenti e risorse per connettere Matera con il resto del mondo, valorizzando le sue risorse culturali che hanno una cifra millenaria. Grazie. Grazie collega. Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha facoltà di rispondere. Signor Presidente, l'onorevole Latronico mi chiede quali iniziative, quali risorse e i tempi cui il Governo e quindi il mio Ministero prevede di impiegare per valorizzare Matera e confermo che l'intenzione, credo, del Governo, ma condivisa dal Parlamento, sia davvero far diventare questo fatto di Matera capitale europea la sfida internazionale del Paese dei prossimi anni. Nella legge di stabilità del 2015 sono stati previsti, e devo dire per una volta con un certo anticipo, perché nel nostro Paese abbiamo l'abitudine che anche quando ci sono ricorrenze che sappiamo stanno per arrivare, ci si organizza o si trovano le risorse all'ultimo momento. In questo caso abbiamo previsto al comma 345 28 milioni di euro, divisi dal 2016 al 2019. Sulla scorta di questa disposizione di legge, il 1° maggio ho firmato e approvato il programma di interventi della città di Matera per 17 milioni per l'attuazione di una serie di opere pubbliche condivise con il Comune di Matera e per il restante importo di 11 milioni di euro per una serie di interventi relativi proprio al dossier, al piano di comunicazione e piano di assistenza.